Buonasera a tutti amici e benvenuti alla puntata numero 160 di You Leader. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti. Buonasera, benvenuti puntata numero 160 di un caldissimo Ferragosto, 15 agosto 2021, tutti insieme, anche di sera, in chiusura di questa giornata particolare per stare insieme. Benvenuta, benvenuti soprattutto a chi fa parte di questa grande community che tutte le mattine alle 8.45 si ritrova davanti al display o allo schermo per You Leader. Benvenuto e benvenuta a chi magari per la prima volta si è affacciato a questa rubrica. Siamo qui perché insieme siamo alla ricerca, così come recita il ticker che scorre qui sotto, del giusto mindset per costruire il nostro impero. Qui si parla di network marketing, ma si parla soprattutto di mindset, si parla di atteggiamento, si parla della cosa più importante per riuscire a far parte di quel 2% che ce la fa. Se non lo sai, tra tutti coloro che fanno network marketing, soltanto il 2% riesce a liberarsi, a vivere abbondantemente bene grazie alla magnificenza di questa industria, e far parte di quel 2% non è impossibile. Far parte di quel 2% è il sogno di tutti ed è raggiungibile se ci metti l'atteggiamento giusto. Di questo parliamo ogni santa mattina alle 8.45. Oggi alle 20.45 una puntata speciale, straordinaria, ma le tradizioni si rispettano. La prima cosa che facciamo quando ci sono le nostre puntate di You Leader è vedere chi è stato il dito più rapido, chi è stata la persona, chi è stato l'uomo o la donna, chi è stato il networker più rapido nel lasciare la sua traccia, nel lasciare il suo commento rapido. Vi mostrerò tra un attimo il commento arrivato per primo, che è quello di
Giulia Filotto, buonasera live da Arzignano. Anche voi, se mi state seguendo in diretta, scrivete live da, specificando il nome della città, della regione o della nazione o della stazione orbitante da cui mi seguite. Se state vedendo questo video in registrata, scriverete replay da, mettendo il nome della città. Il dito più rapido di questa sera è stato Giulia, che prima o poi ci spiegherà come diavolo fa a essere la prima, almeno questo è quello che la mia piattaforma dice. Seconda, Anna Soave, live dalla macchina, raccontatemi dove siete. Ciao Anna, buonasera Claudia, buonasera Patrizia. Paola Pucci è la seconda, e no, in realtà non è stata la seconda. Buonasera dalla Sicilia, Nancy, da Squinzano Claudia. Ciao Natascia, buonasera a te. Annalisa, eccovi, eccoci. Ciao Annalisa. Sheila dalla Svizzera, ciao, ottima Sheila. Marica da Vigevano, buonasera. Paola Pucci, Ari, good evening Maria, ciao. Annalisa da Salerno. Maria Semeraro, buongiorno, live dal paese delle bombette. Mamma mia, ieri ho mangiato le bombette di Cisternino e ogni volta rinasco a nuova vita. Buonasera da Roveredo in Piano per il nostro Tiziano. Ciao Nancy dalla Sicilia. Elisabetta live da Roveredo in Piano. Mircea, Eva, ciao, buonasera a te. Giulia Savone live da Valmontone. Linda, buonasera a tutti, live da Caltanissetta. Alexa, musica di Fausto Papetti. Brava, grazie. Ciao Isabella, buonasera a te. Maria da Catania. Fulvio, buonasera a tutti da Latina. Paola, Ari, ciao. Clelia da Pordenone. Vedete quanto siamo trasversali, e oggi più che mai parleremo di Italia e di stivale italiano. Buonasera live dalla Transilvania. Complimenti Livia per la tua bellissima live di oggi insieme a Corina, in cui avete parlato e ringraziato di chi vi sostiene in questo cammino verso la libertà. Emanuela da Roma. Marilina dalla Puglia. Anna, buonasera, che bello questo appuntamento, dice la nostra Anna Tumminello. Buonasera Simona, Palermo ci saluta, viva la Sicilia. Buonasera e buon Ferragosto da Ostuni. Valentina, ciao. Laura da Porto Palo di Capopassero, tutti i luoghi più belli della Sicilia, Laura li batte. Alessia Napolitano Tempesta, che augura a tutti, fatti sentire. Buonasera e buon Ferragosto a tutti voi. Giovanna, ciao a tutti da Berna. Dovete sapere, chi non è un abitué degli appuntamenti di YouLeader, che noi ringraziamo tutti coloro che si collegano in questo momento e li nominiamo uno alla volta. Buonasera e buon Ferragosto da Pescara, con tanto di arrosticini per la nostra Nicoletta Tarquini. Ma come sarà dal vivo questa Nicoletta Tarquini? Ma me lo domando, me lo chiedo. Danila, buonasera e buon Ferragosto a tutti da Martina Franca. Ciao Danila. Simona, buon Ferragosto anche a te. Cinzia, live da Torino. Giorgia, da Cairo Montenotte. Ciao Giorgia. Alessia, dalla Scozia, da Aberdeen. Simona, da Villanova d'Albenga. Claudia, buonasera e buon Ferragosto dal Salento. Claudia, che pensava di andare al ristorante alle 21, aveva invece prenotato per le 20. Facci sapere com'è andata, se ci stai seguendo dal locale. Ciao Gio, buon Ferragosto a tutti. Mario, vogliamo la mappa. Questa sera parleremo anche della mappa, di quello che accadrà da domani in poi. Ciao Antonietta dalla Calabria, buon Ferragosto a te. Presente Patrizia, i cuoricini di Paola. Roberta, ciao Roberta a te. Roxy, buonasera live da Napoli. Alessia, ciao, buonasera a te. Alessia anche da Treviso, ciao. Linda, anche il caffè? Questo ragazzi è bitter, è per scimmiottare un po' lo spritz, ma dobbiamo, che poi forse è peggio, è meglio lo spritz. Esatto, il caffè non si può a quest'ora. Ho scritto tutto, sì, esatto. Federica, ciao, buon Ferragosto, i cuoricini di Anna. Alfredo, l'ottimo Alfredo, live da Martina Franca, Taranto, che sorpresa, buonasera a te Raffa. Corina, ciao da Vicenza, complimenti per la live di oggi, sarebbe stato bellissimo passare un Ferragosto tutta la community di YouLeader, ma attenzione, attenzione, perché stasera accadrà qualcosa. Patrizia, che tagga le persone del suo cerchio. Roberta, io ci sono. Federica, buonasera, grazie. Il fuoco di Giulia. Giulia, come fai? Tutti vogliono saperlo. Da Cogoleto, provincia di Genova, dice Anna. Patrizia da Mesagne, ciao Patrizia. Galina live da Roma. Gala, ciao. Live da Biasca, dalla bellissima Svizzera. Live da Salerno, Federica. Danila che tagga le persone nel suo cerchio. Da Monti Serramazzoni, Serramazzoni. Patrizia dal terrazzo di casa sua, un bellissimo terrazzo peraltro. Dalla Calabria, Gio Diamante. Francesca, ciao Francesca, da Roma. Raffa in auto che torna al caldo. Ma come faccio, dice Federica, non so far cosa. Ah, come fa? Giulia. Buonasera Denis, a te, i cuoricini.
live da Acquavena in provincia di Salerno, è vero, sei in trasferta. Lisa, buonasera da Taranto, Federica, live dal giardino al fresco Crispiano, cioè voi più scrivete, io più documento ciò che scrivete. Livia, ci mancherebbe, da Condofuri, Elena, Calabria bellissima, Cristina anche, ciao Cristina, dopo una giornata in piscina si parla ancora di Paese del Bombetto, buon Ferragosto Elena anche a te, ecco, Tempesta ti saluta Roberta, Emanuela anche ti saluta, ciao Nuccia, Nicoletta Tarquini è stupendissima, dice Giulia che l'ha vista dal vivo, a me non accadrà mai questa fortuna probabilmente, Esther buonasera dalla Sardegna, Nuccia dalla spiaggia di Gela, meravigliosa, ci sono stato da ragazzo, Gela, Barra Franca, Caltanissetta, Piazza Armerina, Paola che tagga Yolanda, Roberta che tagga Nuccia, dillo un po', dice Nicoletta Giulia, ecco Paola che tagga Francesca, ma già c'era, buonasera Elena a te, buonasera, vi seguo dal pronto soccorso di Crotone, aia, facci sapere perché, come mai, so che sei lì in vacanza, dunque. Tra pochi istanti inizierà questa 160esima puntata di You Leader. Accadranno delle cose. Parleremo di mindset. Vi svelerò la mappa del tour che inizia domani, perché You Leader, una porzione di You Leader sarà in tour a partire da domani. Vi mostrerò esattamente i luoghi che toccheremo di questa bella Italia. Faremo delle riflessioni, ci divertiremo e poi procederemo ad una estrazione di questa genesa. Ne parleremo, possono partecipare all'estrazione tutti coloro che questa sera, quando darò il via, inseriranno il proprio nome in una ruota magica, poi vi farò vedere come. Iniziamo questa puntata di You Leader, ma solo e soltanto tra pochissimi secondi. Le cose accadono, diventa più che mai fondamentale stasera condividere questa live, fatelo con l'hashtag YouLeader, sapete come funziona e sapete soprattutto qual è l'utilità di farlo, condividi la live con l'hashtag YouLeader, poi ne parleremo in maniera approfondita. La puntata di stasera, prima di andare al dunque, di mostrarvi la mappa di YouLeader in tour, prima di svelarvi chissà cos'altro, vorrei portare anche davanti allo schermo una riflessione che ieri ho fatto con un vocale, ieri sera, in uno dei nostri gruppi di lavoro. Molti di voi davanti allo schermo non fanno parte di questo gruppo perché ovviamente è riservato al nostro team, alle nostre generazioni, ma tra di voi ci sono persone di tanti altri team provenienti da tante altre esperienze anche di network. Ieri sera in questo gruppo di lavoro ho fatto un vocale, mi è venuta una riflessione mentre osservavo persone che si sollazzavano, si divertivano, brindavano, celebravano, si abbracciavano e sorridevano perché eravamo alla vigilia di Ferragosto. Presso lo stabilimento balneare dove ieri ero con Alessia, con i ragazzi e con parte della nostra famiglia c'era un clima di festa. Avete presente il tipico clima delle feste, quelle rosse sul calendario? La vigilia di Natale, quella di Pasqua, fate voi, Ferragosto. Ieri c'era un clima di euforia, grandi tavolate con bollicine, convivialità, tanti commensali. Ricordate che i progetti della propria vita spesso si fanno a tavola. E mentre ieri tutti noi ci divertivamo, io ho fatto una riflessione e ho pensato, pensa, quante persone in questo preciso momento, che è Ferragosto, un giorno di festa, hanno lasciato a casa i dispiaceri, i malumori, le lacrime e i musi lunghi
e si sono ritrovati insieme senza rendersene conto e senza opporsi a questa cosa, si sono ritrovati sorridenti. Cosa vuol dire questo? Per un networker è importante, ragazzi, capire una cosa, che i sorrisi di oggi, quelli che hai scambiato con le persone che hanno passato il Ferragosto con te, sono la prova della tua forza. Chi segue You Leader sa che spesso e volentieri queste, diciamo, queste argomentazioni sono dirette a chi ha bisogno di una chiave, a chi ha bisogno di una scossa, a chi ha bisogno di essere spinto per riflettere e illuminarsi. Voglio oggi, in questo speciale di Ferragosto, prima di passare alle cose un po' più conviviali e divertenti, portarvi a riflettere che se oggi hai sorriso, se oggi hai festeggiato, se sei stata in montagna o sei stata in piscina, se hai fatto un barbecue o semplicemente hai fatto un brindisi anche con un bicchiere di carta, facendo finta che fosse in cristallo bordato in oro, anche se non ti sei mossa da casa, anche se sei rimasta sola con i tuoi figli perché magari il marito era al lavoro o viceversa, oggi hai sorriso, oggi hai forzato la tua anima un po' di più a sorridere. Ecco, i sorrisi di oggi sono prova della tua forza. Se hai sorriso oggi, se ci sei riuscita a metterti in questo mood, ricordatelo. Ricordati lo sforzo e la sensazione poi di pienezza che hai provato quando poi con gli amici hai festeggiato questo cazzo di Ferragosto bollente. Ti sei divertita oggi. E perché poi domani o nei giorni che verranno, che non sono giorni rossi sul calendario, ricadi nel considerarli giorni normali e ti autorizzi a non sorridere più? Di questo voglio parlarvi stasera. E prima di tornare a leggere i vostri commenti, vorrei ricordarvi, e vorrei ricordarlo perché me ne rendo conto ogni santo giorno quando interagisco con le persone che lavorano in questa industria, sotto le macerie di una vita che sta andando a rotoli, o di una insoddisfazione, o di un contesto familiare o lavorativo che magari ti opprime, sotto quelle macerie ci può essere la vita, ed è da lì che devi partire. Quei sorrisi che hai fatto oggi, cancellando dalla testa i momenti di incazzamento, di incazzatura, di giramento di palle della vita quotidiana, oggi sei riuscito a rimuoverli. E perché cavolo non lo facciamo tutti i giorni? Questo per un networker è assolutamente fondamentale. Avete, se avete voglia, scrivetelo nei commenti. Avete avuto la sensazione oggi di aver accantonato alcuni dei vostri malumori? Avete avuto la sensazione oggi di essere appena appena rinati e di aver sorriso e magari neanche avreste pensato di poterlo fare? Vi è accaduto oggi questo? Intanto vado a leggere un po' di commenti. Buonasera, buonasera. Non metto i saluti iniziali, altrimenti non la finiamo più. La figliola della mia genesa, grandissima. Non vedo l'ora di sapere le location del tour, tra poco ne parliamo. Natascia, come stai? Stai bene? Chiedono. Ecco, bambina che tagga le sue persone. Amicizia, la condivisione fanno miracoli, dice Simona. Anna dice, oggi abbiamo proprio riso con Giulia Filotto e pensavo proprio che nella vita voglio Ferragosto ogni giorno, con la stessa leggerezza, valore e tanta vision. È per questo che siamo qui stasera, in un giorno così particolare. È il giorno in cui avete sorriso. E moltissimi di voi nei prossimi giorni non lo faranno. Nei prossimi giorni considereranno quelle giornate assolutamente normali. Ricordate come siete stati oggi, memorizzatevi, memorizzatelo e aiutiamo chi quel sorriso l'accenna solo, dice Simona. Giulia dice sì, leggerezza, valore, tanta vision. Sì, dice Elena, dice Patrizia, sì, oggi abbiamo avuto il cuore pieno di gioia per questa giornata. Anna, io oggi ero al lavoro, arrivata alle 20:30, ma ho lavorato con una serenità diversa perché so che sarà l'ultimo giorno da prigioniera. Questa è un'altra bella lettura. Io tutti i giorni faccio in modo che sia un giorno felice. No, per me è stata una giornata come un'altra, dice Anna.
Facci sapere perché. Le persone negative durante i giorni normali sono presenti, ci rubano i sorrisi, dice Linda. Mai come oggi, il primo Ferragosto dopo anni passato con la mia famiglia senza dover correre al lavoro. Sono appena uscito dal pronto soccorso, mannaggia, aggiornaci Natascia, cosa è accaduto? Oggi ho passato una giornata in compagnia delle persone più care. Questo è sinonimo di felicità. Ho sorriso tanto, dice Maria. Dalle ceneri puoi rinascere, dice Alessia. Basta volerlo. Ciao Federica, mio marito ha lavorato. Oggi si è mosso il mondo per la mia attività, altro che sorrisi, di più. Questo fa You Leader tutte le mattine, tira fuori i sorrisi dalle tue macerie, come diceva qualcuno pochi secondi fa, e come diceva Luis Miguel, che era un cantante che giovanissimo nel 1985, se non erro, o 86, forse 85, vinse il Festival di Sanremo, cantando noi ragazzi di oggi siamo il fuoco sotto la cenere. E se hai l'impressione di essere stata polverizzata magari nell'arco della tua vita, del tuo passato, è questo che dovresti riuscire a capire, che come sei diventata infuocata divertendoti oggi, facendo i gavettoni o bisbocciando con i tuoi amici, mostrando il fuoco che hai dentro, sotto quella cenere che tu senti causata da qualcun altro, c'è sempre questo fuoco. Quante volte abbiamo parlato di chi fuori ci calpesta, di chi prova a neutralizzarci, a polverizzarci, a annichilirci. Oggi è il giorno giusto per memorizzare come ti sei sentita, ed è il giorno giusto per capire che se ti calpestano, fai in modo che si brucino, fagli capire che sotto quella cenere che loro provano a tirare fuori da te, sotto c'è la voglia di sorridere e c'è sempre questo benedetto fuoco. Siamo il fuoco sotto la cenere, diceva quella canzone. Se ti calpestano, fa che si brucino, perché nessuno ha il diritto di impedire che ogni giorno sia Ferragosto. Nessuno ha il diritto di ingerire con la tua voglia che ogni giorno sia domenica. Nessuno ha il diritto di metterti in condizione di passare giornate normali. Questo lasciamolo fare a chi fa dei lavori convenzionali, che entra al lavoro e guarda l'orologio desiderando che il tempo corra veloce perché poi deve uscire da lavoro. Ma che bruttura è desiderare che il tempo scappi, che il tempo corra per poi uscire da lavoro? È come desiderare di avvicinare la morte. È per questo che un giorno come oggi, che peraltro è un giorno che anche un significato religioso importante per chi è vicino al cristianesimo, è importante un giorno come oggi farla questa riflessione. Andiamo a vedere un po' di commenti. Mi sono goduta la giornata, dice Federica. Intossicazione alimentare, dice Natascia. Credo che vada tutto bene perché si è uscita dal pronto soccorso, un po' di mal di pancia, poi ci racconterai. Patrizia, Mario, non ci crederai, poco fa ho detto a mio marito che voglio essere felice ogni giorno. Dovete volere essere felice ogni giorno, come se fosse Ferragosto ogni cazzo di giorno, come se fosse domenica ogni giorno. Buonasera da Jesolo, ottima Wendy. Ma come sarà questa Jesolo? Sì, Francesca, anche se non è semplice, anche nei giorni normali il mio sorriso non manca mai. Ringrazio anche per le difficoltà che a volte si presentano all'improvviso. Ormai ho imparato a non farmi spegnere più il sorriso da niente e da nessuno. La giornata di oggi è stata davvero bella, liberi, senza pensieri. Stavo anche con mia sorella che aspetta il suo primo bambino o bambina, chi lo sa, felicissima. Eva, Mircea, come devo chiamarti, memorizza la felicità di oggi. Bambina dice, oggi giornata serena passata con la mia famiglia, spensierati, siamo stati bene, sì, voglio stare così sempre e mi impegnerò per questo. È per questo che alle 20:45 di una domenica, 15 agosto 2021, sono qua, perché altrimenti l'andazzo della quotidianità, le persone con cui
condividi la tua vita, ti porteranno a rimuovere subito come sei stata oggi. E invece devi memorizzarlo. Noi ragazzi di oggi, adoro questa canzone, dice Simona, in Scozia non esiste il Ferragosto e ne ho approfittato per fare un giro in bici e godermi i timidi raggi di sole. Se sei a terra non strisciare mai, diceva Gianni Morandi, ce lo ricorda Alfredo, se ti diranno sei finito, non ci credere. Per me è stato un giorno diverso. In certe occasioni come queste sentire commenti, il vero sorriso, sempre e comunque sia che fanno commenti negativi sulle mie scelte di lavoro. Non farei mai focus su chi è negativo. Se siamo stati cenere significa che prima eravamo fuoco. Noi siamo la prova che tutte le mattine alimentando questo fuoco si può rinascere. Sì, Clelia, qui in Friuli si dice bronza coperta. Mario, bellissima maglia, grazie Nuccia, questa è la maglia quella ufficiale di You Leader Club. Ciao Vittoria. E dunque, continuando a tenere questa argomentazione, nessuno, non permettetelo a nessuno, può disintegrare un'anima piena di sogni, perché è così che oggi ci siamo sentiti. Oggi a tavola, con quel bicchierino di birra, di acqua naturale o frizzante, con quel vino rosso che ha portato tuo suocero, oppure con quel particolare bottiglia aperta per questa grande occasione, con quel prosecco, con quel mojito, con quello spritz, tu hai voluto celebrare la tua voglia di progettare, di vivere e di crescere. Perché oggi sei un'anima piena di sogni, lo sei stata oggi, poi domani ti farai disintegrare. E nessuno può disintegrare un'anima piena di sogni. Finché avrai un sogno, quelle macerie di cui parlavamo non ti schiacceranno. Che ne pensate voi? Finché ogni giorno ti sentirai, ti sforzerai di mettergliela in quel posto a chi si nutre di negatività e vivrai felice come hai vissuto oggi, finché avrai un grande sogno per farlo, le macerie non ti schiacceranno. Finché avrai un grande sogno, le male lingue non ti toccheranno. Un grande leader non conosce la negatività, diceva Eric Worre, e ce l'ho ricordato Stefania Giaccardi qualche giorno fa. Un vero leader non conosce la negatività. Sapete come fa un vero leader a non conoscere la negatività? Non si fa toccare da tutto ciò che non è in sintonia con le frequenze del suo desiderio bruciante di farcela. Ecco perché solo il 2% ce la fa. E oggi devi più che mai pensarla questa cosa, perché finché avrai un sogno c'è vita. Perché se oggi è stata una giornata uguale agli altri, è perché probabilmente si è spenta una fiammella, è perché probabilmente non c'è la forza latente, potente, che viene dalle retrovie del sogno di cambiare le cose, perché quando hai un sogno è più forte di ogni negatività. Finché hai un sogno c'è vita. E le cose accadono, le cose straordinarie accadono finché abbiamo un sogno da coltivare e da inseguire. Ho passato 5 anni dentro 4 mura, dice Giulia. Questa mattina mi sono svegliata e ho detto: oggi è festa. Ho passato una felicissima giornata in piscina con la mia famiglia. Giulia, memorizza, registra, imprimi nella tua anima come ti sei sentita oggi e come ti sentivi. Ieri sera, guardando il tramonto insieme al marito, dice Elena, ringraziavo per questo nuovo fuoco che sentiamo dentro. Voglio essere fuoco ogni giorno. Nancy, oggi con mia figlia parlavamo proprio di questo, perché c'era una ragazzina che è sempre con il broncio e io le ho detto che una persona dovrebbe stare sempre sorridente e felice di ciò che fa e ha ogni giorno, e ha di essere felice di ciò che fa e ha ogni giorno, è felice di stare insieme. È per quello che tutti i giorni sorrido, soprattutto al mio miglior nemico. È vero, deve essere un esempio. Giulia, la bellezza è che i sogni crescono e diventano così grandi che non puoi immaginare. Io non pensavo di poter sognare così in grande, ma tutto dipende da noi.
Ciao Cinzia, da Chiampo, provincia di Vicenza. La forza di un sogno, la prepotenza di un progetto, la grandiosità di un'azione. C'è ancora spazio per la negatività? No, non ce n'è. Alessia dice: il malumore, la negatività, le male lingue non mi toccano. Ho scelto la mia felicità e il mio sorriso. E il sogno della libertà mi fa lottare oggi, ci racconta Anna. Linda, io lotto tanto per non farmi disintegrare, ma non riesco sempre a essere con il sorriso, ma ci riuscirò a trovare questa forza, a non farmi più ferire dentro. So di essere tanto, di avere tanto dentro, offrire tanto, ed è per questo che amo questo lavoro. Nuovi stimoli, dice Simona, nuovi obiettivi, ogni giorno. Il giorno del punto zero deve arrivare per tutti. Ieri sera ho visto 3 stelle cadenti, 3 sogni. Finché c'è un sogno, ci sarà vita. E accadono cose straordinarie a chi vive, a chi ama e a chi impara. Ve lo ricordate? Questo è il refrain, il mantra che stiamo utilizzando in questi giorni. Vivi, ama e impara finché sei viva. E c'è da imparare da una giornata come questa. E se oggi vi è sembrata una giornata normale e magari qualcuno non ha sorriso e vi è magari mancato quel briciolo di leggerezza, adesso ve la do io. Bloccate tutto quello che state facendo, mettetevi davanti allo schermo, calzate bene le vostre cuffie, alzate il volume, guardate questo video che ho trovato su TikTok, che per 2 minuti vi farà sentire come meritate di stare tutta la vita, con il sorriso stampato e con la voglia di leggerezza. Se siete pronti, mettetevi davanti, godetevi questa scena. 4 amici che uno alla volta scelgono di cantare una porzione di una canzone di Lady Gaga, credo. Guardate cosa accade, godete dei sorrisi e godete della leggerezza, perché la vita è anche questo. Oh, caught in a bad romance. In bad romance. Oh, God, in a bad romance. E prima di farvi fagocitare dalla tristezza, prima di convincervi che non si possa ridere più, che al mondo la leggerezza sia inutile, perché c'è chi pensa che ridere delle cazzate sia inutile. C'è chi pensa che la leggerezza, le stupidaggini, anche quello che raccontiamo con leggerezza durante You Leader, c'è chi pensa che sia inutile e invece nutre la tua anima, la tua voglia di ridere, di stare con gli altri. Come vi siete sentiti in questo minuto e mezzo, in questi 2 minuti
in cui vi veniva voglia di trattenervi dal ridere perché vedevate qualcuno che cercava di non ridere? Come vi siete sentiti? Nutritevi ogni giorno di leggerezza, di cose belle, distraetevi con anche con la felicità delle piccole grandi cose. L'abbiamo detto qualche giorno fa durante una puntata di You Leader. Lasciatevi distrarre dalla felicità e lasciate perdere chi vi insegna a reagire con polemica, chi vi insegna a reagire con rabbia, chi vi insegna e che magari pretende di insegnarvi che la libertà la puoi conquistare lottando, combattendo, essendo in guerra. Prima di reagire al momento no che stai vivendo, respira sempre e pensa ciò che farò è produttivo per la mia felicità. A volte è più produttivo vedere un video come quello che abbiamo visto piuttosto che negativizzarsi rispondendo sui social alle persone, combattendo per avere ragione, perché è così che si nutre la tua parte peggiore, è così che si nutre la parte perdente, quella che non ha un sogno, perché schiacciando qualcun altro tu raggiungerai il tuo sogno. Lamentarsi, polemizzare, renderà i tuoi figli felici? A tutto questo bisogna pensare, soprattutto nei giorni come quelli di oggi, in cui ti ritrovi a ridere, a sorridere, e poi ti rimane un bel ricordo. Questo bel ricordo lo puoi dipingere ogni giorno. Ridere è contagioso, dice Lisa, ma è contagioso anche mostrare la voglia di far venire fuori la nostra forza, che è il sorriso. Pensa prima di sparare, pensa, diceva una canzone di Moro. Vero, dice Simona. Tiziano, pensavo anch'io a questa canzone, che è il bel video, perché regala leggerezza, regala la voglia di stare insieme e ogni giorno. You Leader, nel suo piccolo, offre questa opportunità, quella di fare parte di una community in cui ci sono networker che vogliono fare parte del 2% per essere liberi e poter stare tutta la vita a bordo piscina a Dubai col tuo miglior nemico che ti porta il drink sul vassoio. E quando dico miglior nemico, perché il peggior nemico sei tu per te stesso. Quindi questo è quello che fa anche You Leader. Vi invito, così come fa anche Alfredo ogni giorno, vi invitiamo alla saggezza, a riflettere a quanto è bello trasformare un giorno normale in un giorno straordinario. Ecco perché questa genesa al collo, questo turbinio di energie che si scatena, vero o non vero, ma nella tua intenzione, nella tua anima, accade sempre qualcosa di straordinario quando vuoi. Voglio consigliarvi un libro stasera in cui qualche perla di saggezza, più di qualche perla di saggezza, c'è. Si chiama L'uomo più ricco di tutti i tempi, che era Re Salomone, non in quanto ricco di denaro, ma ricco di saggezza, perché lui, quando Dio gli chiese che vuoi tu in cambio, non disse denaro, disse voglio la saggezza. È un libro meraviglioso di Stephen Scott, in cui sono raccolti tutti alcuni dei più importanti pensieri di Salomone, che ti insegna a gestire le querelle in maniera costruttiva, che ti insegna a reagire. Ci sono delle cose fantastiche dai proverbi di Re Salomone, il segreto per il successo e la felicità. Non so chi di voi ha già colto questo invito che ho fatto qualche mese fa di leggere questo libro, che non dovrebbe mancare sui vostri comodini, un po' come la Divina Commedia non mancava sul comodino di quando ero ragazzo, avevo i capelli, così come non dovrebbe mancare GoPro di Eric Worre, se siete dei networker che vogliono fare la differenza, così tra i libri che non dovrebbero mancare c'è anche L'uomo più ricco di tutti i tempi, assolutamente, assolutamente non può mancare. Tra pochissimi istanti torniamo in studio e vi parlo di questo. L'aperitour di You Leader, che partirà domani mattina. Tra pochissimi istanti ce ne occupiamo, vi svelerò la mappa
degli spostamenti per consentire a qualcuno di voi, questa parte dello stivale, di venire a contatto con noi e di respirare qualche minuto per stare insieme e respirare un po' di You Leader, per conoscersi, per stringersi, per battersi il pugno più che altro, per stare un po' di attimi insieme. Tra pochissimi istanti ne parleremo. Dunque, per il prossimo 4 settembre 2021 avevamo annunciato e edificato e promosso un evento che You Leader avrebbe dovuto fare a Roma. Ricordate, sarebbe dovuto essere il 4 settembre a Roma, in una location straordinaria, comoda per tutti. Poi le costrizioni della pandemia, una serie di limitazioni che purtroppo c'erano state poste e che non ci avrebbero consentito di fare quell'evento con così tante persone, perché erano tante, sono tante quelle che hanno aderito. Il fatto di non poter svolgere l'evento in sicurezza totale, non vorremmo mai e assolutamente mai che qualcuno mettesse a rischio la propria salute, ci ha convinto a sospendere, ad annullare l'evento del 4 settembre, che però è posticipato di poco, di pochissimo, ma non si terrà a Roma. Di questo vi parlerò nei prossimissimi giorni, quindi state in campana, perché l'evento ci sarà in un luogo diverso, con delle modalità leggermente diverse, ma vi documenterò. Nel frattempo, domani mattina parte la Peritour Italia di You Leader. Molto semplicemente, la famiglia Tempesta, il sottoscritto, Alessia, i ragazzi e alcuni dei componenti della community saranno insieme a tappe in alcune parti d'Italia. Sto per mostrarvi, anzi lo faccio subito, lo stivale. Aperitour Italia, un aperitivo volante, o magari meno, in alcuni casi ci saranno anche delle cose un po' più lunghe. Con alcuni dei componenti della community di You Leader saremo insieme più giorni, con alcuni pochi minuti, ma ne vale la pena, perché da quel confronto, da quell'incontro, dal vedersi, rinasce il nuovo fuoco. Questa è la mappa dell'Italia. Ora vi mostrerò tappa per tappa, senza entrare troppo nel dettaglio, ovviamente, perché poi vi invito a contattarmi in privato, a contattare Alessia o mettervi d'accordo con chi poi magari vi dirò in privato, per darvi un cenno di dove saremo nei prossimi giorni a partire da domani. Leggo un attimo di commenti e poi mi lancio in questa avventura. Allora, intanto, riferito al libro, Marica dice: ho comprato la Genesa. Tra un attimo, ragazzi, metteremo in palio la Genesa. Ognuno di voi inserirà il suo nome in una ruota e faremo l'estrazione di una Genesa come questa. Allora, il libro, dice Nicoletta, spettacolare lettura. Paola: a volte penso che si ha paura a essere felici. Io sto leggendo GoPro, dice Patrizia. Il prossimo acquisto lo leggerò di sicuro. Sto leggendo GoPro, dice Cinzia. Lo leggerò. Biglietto già preso per il GoPro, che peraltro si terrà a dicembre, se non erro, a novembre. E dai, non vediamo l'ora di conoscere la mappa. Sì, non mi sono mai lamentato, è più forte di me. Sono una che nella vita si è fatta da sola, continua così. Oddio, sto per svelarvi la mappa, sorrisi, cuoricini. Che figata, che meraviglia. Ci sono anche io, buonasera a tutti ragazzi. Ciao Miranda, non vedo l'ora, che emozione. Ma ciao, era una vita che non vi seguivo. Ciao Tiziana. Lo comprerò il libro, L'uomo più ricco di tutti i tempi, ragazzi. È una figata pazzesca. Prima o poi avrò anch'io la Genesa e chissà che stasera non sia la volta giusta. Questa è l'Italia. Ciao Silvia. A partire da domani, You Leader va in maniera molto informale in tour. La partenza avverrà qui, da questo puntino giallo che ho fatto apparire qui. Io mi trovo in Puglia, ci troviamo in Puglia, a Brindisi, da qui, che è il quartier generale di tutta questa avventura, partirà la Peritour. Piccolo disclaimer per i ladri: è inutile che venite a casa,
troverete soltanto qualche confezione di Rejuvenix vuota, troverete le telecamere a immortalare e registrare ogni vostra azione, per cui seguiteci magari in questo trasferimento senza preoccuparvi troppo di approfittare della nostra assenza. È tutto più che monitorato, controllato, collegato, eccetera, eccetera, eccetera. Domani mattina, 16 agosto, anniversario peraltro della dipartita di Elvis Presley, quindi gli appassionati come me sanno che è un giorno importante, ci muoveremo. La prima nostra tappa sarà in Abruzzo, Pescara e dintorni, sarà per davvero una tappa volante. Abbiamo alcuni accordi per scambiare un po' di emozioni, ma sarà una tappa volante quasi di passaggio, ma sarà una tappa, la prima di questo aperitour. Quindi Pescara, giù di lì, sarà il primo momento in cui la carovana U-Leader metterà piede a terra domani all'inizio di questa camminata. E qui c'è le esplosioni di parti di Nicoletta Tarquini, che è la queen dell'Abruzzo. Ecco Anna che tagga Nicoletta, una rosticciata voleva dire probabilmente, e daje, questa è la prima tappa. Dopo esserci scambiati delle emozioni e dopo aver respirato e passato magari una splendida notte lì, proseguirà il nostro cammino. Intanto Wanda dice: io amo Pescara. Proseguiremo e faremo, seguendo ovviamente l'Adriatica, non attraversando il mare come vi sembra qui, per Venezia, Jesolo, Lido di Jesolo, quelle parti lì. Quella sarà la seconda tappa di questo tour. Lì scambieremo emozioni, scambieremo incontri, abbracci per quanto possibile con un sacco di persone, perché dovete sapere che U-Leader, così come il nostro grande Team Tempesta, ha veramente un fuoco sacro nel nord-est d'Italia, e ci sarà l'occasione dunque, poi organizzatevi, magari vi darò dei riferimenti per organizzarvi, perché faremo tappa lì, ci scambieremo emozioni, così mi sta venendo da dire, e vediamo un po' chi di quelle zone. Ecco Alessia che dice, fa il riassunto, Pescara, Lido di Jesolo. Jesolo arriviamo, dice Elisabetta. Nico tesoro, dice Patrizia. Wow, dice Clelia. Posso proseguire con la mappa, ancora con lo spostamento di questa? Chiedila, chiede Alessia, chiedi quelle zone. Vi daremo dei riferimenti per incontrarci, per alimentare, impreziosirci l'un l'altro in questo cammino. Veneto, grande, subito, i cuoricini di Corina, Treviso, Alessia è di Treviso, Alessia, è la tua occasione, è la tua occasione. Andiamo avanti, la terza tappa di questo spostamento sarà poco più a occidente, un po' più a sinistra, Verona, Vicenza, Verona. Siamo lì, con tutto quello che quelle ore o quei giorni ci riserveranno. Anche lì c'è uno zoccolo duro, una community vincente, forte, amica, calda, trascinante per U-Leader, per il business della nostra grande industria. Uno spostamento piccolo, come vedete, proprio a sottolineare la densità di affetto, di cuore e di anime che lì vogliamo assolutamente incontrare. Tra Arzignano e Villafranca di Verona. Quello è il luogo che abbiamo scelto come trampolino per vivere l'emozione di quel posto in quei giorni. Olè, canta Anna, che meraviglia, voglio partecipare anch'io ad una tappa, dice bambina. Fantastica Verona, dice Cinzia. Quindi chi è di quelle parti, Verona, Villafranca, Vicenza, quelle zone lì, allertatevi, prendete contatti, contattateci in privato, vi diremo come fare. Proseguiamo, ecco Giulia che infuocata dice sì, ma chi c'è in questi tre posti, si domanda Alfredo, che muore di invidia perché vorrebbe essere un abitante
del Veneto, scriveteci, dice Alessia, scriveteci in privato, vi metteremo in contatto o con noi stessi o con chi altro lì sarà con noi. Proseguiamo, altra tappa, continuiamo a tagliare in maniera trasversale l'Italia e andiamo in Liguria. Saremo in Liguria, saremo a goderci le meraviglie panoramiche di quel luogo, andremo a far conoscere ai nostri ragazzi quell'angolo d'Italia, incontreremo tante persone e può essere un'altra occasione per gli abitanti di quel versante o nei dintorni per venire a contatto con la carovana di You Leader, per stare insieme alcuni minuti, delle ore, per fare un aperitivo più che altro, per vivere dal vivo l'emozione del conoscersi. Da me, dice Anna Tuminello, sì, da me, Genova. Buonasera in diretta dalla spiaggia di Platamona, dice Giovanna. Sicilia, ti vogliamo in Sicilia. Ecco Sheila, che un pochino lacrima. Yeah, dice Elena, noi vi seguiamo anche in Liguria, sembriamo una carovana, perché poi da un certo punto You Leader si ingigantisce e questa carovana cresce e ci si sposta insieme. Ed è il sogno di una vita, quello di essere in vacanza con altri networkers, dove non c'è nessuno che ti rompe le palle se sei seduto sotto il sole guardando il cellulare, perché stai costruendo il tuo futuro. Le vacanze tra networkers sono uno dei sogni che abbiamo inseguito e raggiunto con Alessia. Alfredo deve avere il drink pass. Scendete in Sicilia, dove verrete, dice Anna, ti comunicheremo tutto in privato, scrivici in privato. Io ci sono in Liguria, dice Simona. Anche per un caffè, basta che ci vediamo, sottolinea Alessia. Sì, Anna Suave, così conosco anche voi, dice Anna. Proseguiamo in questo spostamento. La tappa, che cosa prevede? Prevede uno spostamento, una tappa da definire, da studiare, da limare, perché in quelle zone, Toscana e giù di lì, ci saremo anche in futuro, ma tireremo lungo soprattutto per andare nella capitale. Per un bel po' di tempo saremo a Roma, Caput Mundi, e quindi la carovana You Leader, passando da casa della famiglia Occhioni e di tanti altri, Livorno più che altro, prima di Roma. Andremo costa a costa, passeremo a Livorno, quindi se siete di lì, allertatevi, contattateci, organizzatevi, perché poi proseguiremo per Roma, per toccare con mano le meraviglie della capitale del mondo e per incontrare molti, molti di voi. Che bella idea che avete avuto, Modena o Bologna, non passate. Non in questo tour, adoro una tappa super veloce in Toscana, cuoricini, un caffè drive. Ma Verona non è possibile che salite a Como o Svizzera? Innanzitutto è un giro italiano, ci sarà anche quello internazionale, ma state in campana perché poi vi annunceremo altro. Poi saremo a Roma e dice Francesca Buzzi, Alessia vi voglio conoscere al vivo e voglio la vostra positività. Ciao Sara, Roma, eccomi, dice Giulia. Roma mia, dice Valentina, evviva, dice Francesca, daje, quando a Roma? I giorni ve lo diremo, adesso magari ve lo scrive anche Alessia, se ritiene opportuno, nei commenti, anche se preferisco avere questi dettagli e fornirli poi magari in privato. In Sicilia ci veniamo, ma non adesso, ma tranquilla. Vorrei quasi sentirmi di dire che è la prossima tappa del tour che faremo. Che meraviglia, vi vogliamo in Sicilia, ciao Sharon. Ciao a Milano, non passate, non in questa circostanza, ma siamo a Vicenza, siamo a Verona. Cinisello Balsamo, Arzignano, che sarà? Ci vediamo a Roma, Fulvio. Con 3 giorni ci scappa la pizza. Alessia, non vedo l'ora, siete grandi, scrivetemi. Casa Occhioni sempre aperta, bellissima idea avete avuto, grandi. Anche perché saremo con i nostri ragazzi che stanno assaporando la bellezza di essere cittadini del mondo. Sì, è una bella idea. Preparate i selfie, ragazzi. You Leader arriva da voi e dopo Roma proseguiremo la tappa, andrà nella splendida Campania, Salerno, Battipaglia, zone
sensibili per alcune amicizie che abbiamo, ma che possono essere raggiungibili da chi è in Campania. Perché anche un istante, dei minuti, un caffè, un aperitivo insieme può fare la differenza nel vostro business per la vision che si accresce quando si scambiano le idee. Quindi continuate a seguire i commenti che mette Alessia. Un'idea stupenda, dice Federica. Tappa super veloce a Salerno, sarà super veloce. Intanto continuano, è acclamata la Sicilia. A Salerno il mozzarella party, spettacolari. Ci divertiremo, Patrizia, ci divertiremo. Questo è quello che siamo destinati a fare tutti per la vita. Poi c'è un grande punto interrogativo, perché questo giro potrebbe terminare, potrebbe allungarsi, potrebbe, non lo so. Però questo è quello che volevamo intanto raccontarvi. Questo tour dura fino alla fine del mese. Quindi c'è tempo, anche un arancino party, ve lo assicuro, anche un caffè e la vision vola. La Puglia, dice Patrizia, questo è quello che volevamo raccontarvi relativamente a questa tappa. Io sono già pronto, le valigie sono pronte, probabilmente partirò con questo cappellino all'Humphrey Bogart, perché senza mai dimenticarsi che non bisogna mai prendersi sul serio, che il network è un lavoro che seriamente ti cambia la vita, ma non funziona se ti prendi sul serio, non funziona se dimentichi che ogni giorno può essere Ferragosto. Quindi questa è la mappa. Alessia ama spropositatamente gli arancini, una delle cose che amo, infatti, ricorda. Faccio sparire la mappa, questa è la nostra bella Italia, non c'è più. Pochissimi istanti, preparatevi, perché sto per darvi un link. Cliccando su quel link dovrete inserire il vostro nome e cognome per partecipare all'estrazione della Genesa. Faremo questo solo tra pochi, pochissimi istanti. Guardate questo video relativo alla solidarietà, perché non dimenticate mai che lo scopo più nobile di YouLeader è dare valore agli altri, aiutare gli altri. Ci vediamo tra pochissimi istanti. Guardate quanto sono meravigliosi i bambini di Cucua Pamoja, dell'associazione che con l'aiuto di YouLeader ha deciso di promuovere la costruzione di un pozzo all'interno di un villaggio nel Kenya. Guardate questo filmato, poi torniamo per l'estrazione della Genesa. Come pare che dicesse Freddie Mercury, i soldi non regalano la felicità, e con questa attività puoi farne tanti di soldi, ma non ti regalano la felicità, ma ti permettono di regalare la felicità. Ecco perché dobbiamo continuare a essere uniti, a perseguire un obiettivo prestissimo, ve l'ho promesso, perché le cose le facciamo solo quando ne siamo certi. Torneremo a contatto, a farci raccontare da Sheila come sta andando la raccolta, perché veramente potremmo essere a un tiro di schioppo da riuscire a realizzare il sogno. Intanto vedo che avete scritto: i nostri meravigliosi bambini, i cuoricini, il bene va condiviso e va raccontato. Joe dice: tutte le volte che mia figlia sente questi bambini meravigliosi del Kenya, dice: mamma, i bimbi di YouLeader. Il bene va condiviso, come dice Sheila, come ci ha ribadito anche Nicoletta. Allora, attenzione, sto per mettere, ecco qui, vedete qui in condivisione una ruota.
sto per mettere nei commenti un link e lo sto mettendo e dunque sarà visibile da tutti. Se non doveste riuscire a vedere il link, sappiate che non posso farci nulla. Sto per mettere questo link nei commenti, dovrete semplicemente cliccare su quel link dal cellulare, ma anche dal computer. Vi verrà fuori una schermata come questa, vi chiederà di inserire il nome. Voi dovrete mettere nome e cognome. Attenzione, considererò validi partecipanti solo di coloro che mettono nome e cognome. Inserite una sola volta il vostro nome e cognome. Chi inserirà più volte, a parte che il sistema non lo consente, ma se dovessimo vedere due volte lo stesso nome e dovesse vincere quella persona, ovviamente il premio non sarà assegnato, quindi siate onesti intellettualmente e molto accorti. Vi chiedo di mettere il vostro nome e cognome e automaticamente si incasellerà all'interno di questa ruota. Ditemi se è tutto ok, non ho ancora messo il link. Ditemi se avete capito la spiegazione. Appena mi scriverete sì, appena mi scriverete vai, metterò il link e cliccando vedremo inserirsi nomi e cognomi. Prego di mettere il vostro nome e cognome reale. Nome e cognome reale, ragazzi, si gioca allo scoperto, anche perché poi prenderò contatto con la persona che vincerà e in palio c'è una genesa. Attenzione, siete pronti? Il link è stato messo nei commenti in maniera che possiate cliccarci. L'ho messo, datemi il tempo di apparire. Al tempo stesso vediamo se riesco a metterlo anche qui in sovraimpressione, giusto per farvelo vedere. Se non riuscite a provare a cliccare, vedete, si stanno incasellando i nomi automaticamente. Se non riuscite a cliccare con il link che c'è nei commenti, digitatelo, ve lo lascio in sovraimpressione, aprite il vostro browser e digitate questo indirizzo. Alessia dice di non vedere il link, non ho idea, lo rimetto nei commenti. Però ripeto, se non lo vedete, aprite il vostro internet, il vostro browser e digitate... Cosa? Ok, comunque c'è, molti lo hanno fatto, lo stanno facendo, ci sono 45 inserimenti al momento, mi dispiace per quelle persone che hanno abbandonato la diretta o sono uscite magari adesso per fare questa operazione. Sono 41 le persone, 47 inserimenti, sì, 47 inserimenti. Tra un attimo interromperò questo inserimento e farò girare la ruota. La ruota girerà e in pochissimi istanti verrà fuori la persona che si aggiudicherà la genesa. Dunque, cos'è la genesa nel frattempo, mentre voi continuate a inserire il vostro nome e cognome? Vi prego una sola volta di farlo. Una volta messo nome e cognome, sì, potete uscire o seguire, sì, potete uscire una volta messo nome e cognome e seguire qui da YouLeader, dalla schermata. Che cosa accadrà? Vi stiamo dando l'opportunità di vincere una genesa. Noi già tante altre volte durante le puntate straordinarie di YouLeader abbiamo assegnato dei premi, a volte degli abbonamenti a Millionaire, a volte la genesa. Sì, una volta messo il nome e cognome potete uscire. Che cos'è la genesa? Allora, nel mio caso è molto piccola, è ridotta, è, come posso dire, una sorta di antenna, come se fosse un'antenna in grado di amplificare la legge di attrazione, in grado di amplificare le energie che emani o che emana la pietra contenuta all'interno di questa genesa. Alcuni di voi, ho visto, ce l'hanno già al collo, alcuni ce l'hanno in casa. Ho visto, se non erro, delle immagini di Simona Casamento che in casa ha una genesa grande che quindi esplica il suo vortice di energia a più ampio spettro, perché comunque è più grande.
è stata creata da un genetista, da un, non da un pazzo, da un folle, da un medium o da un mago, da un genetista, perché da che mondo è mondo si sa che alcune figure, alcune combinazioni metalliche consentono di amplificare le energie e le frequenze, un po' come la magia della radio. Se vi dicessero che la radio trasmette musica e tu non vedi dove viaggia, non ci crederesti. In realtà è così. Dunque, Simona racconta la sua piccolina, è un grande recettore e amplificatore di energia, ci ricorda Andrea Occhioni. Dunque, 57 inserimenti, 58 tra, sono le, per quanto mi riguarda, le 21:51, tra 30 secondi farò girare la ruota, chi c'è c'è, e si aggiudicherà questa genesa. Simona ci racconta, la indossa anche mia sorella. Posso rimettere, chiede Ilaria, rimettere il link? L'ho rimesso. Ecco, è apparso adesso. Lo metto un'altra volta, non so da cosa possa dipendere. Ok, allora vediamo un attimo. Sono 58 nominativi. Ovviamente è tutto registrato, sto scorrendo perché poi andrò a vedere se ci sono nomi doppi, se dovesse vincere qualcuno che ha messo un nome doppio, anche se tecnicamente è un po' più complicato. Per esempio, qui c'è un Alessandra, non c'è un cognome, quindi non posso assolutamente, in caso di vittoria, assegnare la genesa ad un semplice nome senza cognome. Questo lo faccio proprio nel rispetto della trasparenza. Dunque, io direi che possiamo procedere. Mi spiace per chi magari non ce l'ha fatta. Possiamo andare. Linda dice: non vedo il mio nome. Eccolo qui, è qui. Ragazzi, fidatevi della tecnologia. Hai fatto bene, l'ho inserito, l'ho mostrato. Attenzione, musica. Il nominativo che uscirà, ci vorranno 7-8 secondi per far girare la ruota, si aggiudicherà una genesa, che è il simbolo di YouLeader, senza trascurare il fatto che è una delle maniere per condividere anche la voglia di energia, la voglia di spaccare, fare parte del 2% che ce la fa. Diceva Totò: non è vero, ma ci credo. Ecco, non sarà vero, ma credeteci che la vostra energia è sufficiente per spaccare. Andiamo ad amplificarla. Attenzione, sto per cliccare sul triangolino. 5, 4, 3, 2, 1, via. Ecco che gira. Voglio scoprire insieme a voi, vediamo che cosa accade. Stringete il cuore, stringete le mani. Cinzia Colicchia, Cinzia Colicchia si è aggiudicata la genesa, e mi piacerebbe, l'ho vista tra i commenti, Cinzia, mi piacerebbe che Cinzia interagisse e scrivesse la sua felicità o meno per aver ottenuto la genesa. Qualcuno ci ha provato, la milionesima volta che ci prova. Cinzia riceverà a casa la genesa esattamente come questa. Eccola, Cinzia che scrive: lo sapevo, lo sapevo. Brava Cinzia, grande, dice Alessia. Complimenti, le trombe di Alessia. Complimenti Cinzia, brava Cinzia. Ecco Daniela che festeggia. Complimenti, complimenti, wow. Sto leggendo il potere del cervello quantico, funziona. Sono felice che tu sia il migliore esempio di questa cosa. Ragazzi, credete nei vostri sogni e desiderate ardentemente, richiedete col cuore pulito all'universo ciò che volete, perché le cose straordinarie accadono, accadono. E sono felice che Cinzia possa testimoniarlo. Grande, bravissima, sono felice, complimenti, grande, complimenti, cuori. E vai Cinzia, dice Alessandra, complimenti, complimenti, grande Cinzia, complimenti, 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 eccoli qua. Questo è YouLeader, questa è la vicinanza
Già la genesa fa effetto. Grazie, dice Cinzia. Complimenti, brava. Poi ci sentiremo in privato con Cinzia, mi farò dare tutti gli estremi e le invieremo. Congratulazioni, prima o poi sarà mia, dice Wanda. Complimenti, che bello, complimenti, grazie, complimenti, grazie a tutti, complimenti, dice Denis. Sono felice che questa cosa abbia dipinto la felicità nel cuore di qualcuno questa sera. Dipingi la tua felicità, vivi, ama e impara finché sei viva. Vivi, non sopravvivi. Ama, non fare finta. Impara, non studiare, basta. Finché sei viva. Finché sei viva, ama. La legge delle 5P. Pensieri polemici portano persone polemiche. Pensieri positivi portano persone positive. Non dimenticatelo mai, che ogni giorno sia come questo Ferragosto, sereno, che sia pieno di sogni, di voglia di progettare, e che domani, 16 agosto, sia l'inizio della vostra cavalcata vincente verso il Natale più bello della vostra vita. Ogni networker sa l'importanza dei suoi 90 giorni, è il momento di andare e costruire il proprio impero con le persone che vuoi accanto a te, per essere in vacanza sempre, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Questa è la vera libertà, poter essere quando vuoi, dove vuoi, con chi vuoi. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati in questa puntata straordinaria. Domani mattina YouLeader non ci sarà alle 8:45, ma vi documenteremo tutto quello che accadrà in questo tour. Ci saranno delle live, delle dirette, ve le annuncerò, quindi restate inchiodati al mio profilo Facebook, a questa pagina, nei nostri gruppi di lavoro. Condividete questa live, soprattutto condividetela con l'hashtag YouLeader, perché quando torneremo dal tour faremo una puntata straordinaria di YouLeader, una maratona, e durante quella puntata metteremo in palio altri premi, tra cui una genesa anche, tra tutti coloro che condividono le puntate di YouLeader. Più ne condividerai, più ticket con il tuo nome ci saranno nella nostra urna magica. Condividi questa live e ricorda di usare sempre l'hashtag YouLeader, perché ogni giorno noi mostriamo i post con questo hashtag che connotano e identificano questa magnifica community trasversale di tutti i team. Abbiate rispetto assoluto per i vostri upline, non allontanatemi mai dalla vostra casa madre, seguite le formazioni dei vostri team, e per il mindset sappiate che ci si può appoggiare a chiunque, perché è l'atteggiamento che ti fa parte del 2% che ce la fa. Grazie a tutti, buon proseguimento, buon viaggio, in bocca al lupo a chi con noi vivrà questo tour di YouLeader. Ci divertiremo, daremo vision e tutti insieme viaggeremo verso questo 2% che ce la farà. Ancora una volta in chiusura il video dei ragazzini del Kenya, i vostri saluti, non vedo l'ora di vedervi, buon tour, ciao, ciao, buon viaggio, grazie a tutti, buon inizio tour, grazie a voi, che ogni giorno sia meravigliosa, meraviglioso, e che ogni giorno sia Ferragosto. Grazie a tutti, domani vi aggiornerò su cosa accadrà delle altre puntate di YouLeader. Ecco i nostri meravigliosi bambini. Ciao. Un'idea, un'idea, un'idea.